che vada, adesso va. Con la Ethernet? No, con il wifi. Con il wifi, senti, andrà o non andrà? Buongiorno, buongiorno a tutti, vi chiedo un attimo di silenzio, grazie, e intanto un mio saluto come dirigente del liceo, un ringraziamento a tutte le scuole che sono presenti, Reinerum, Toniolo, il Walter von der Vogelberg, il liceo scientifico, le mie classi che vedo qua davanti, sono arrivato un attimo dopo e quindi sono costretti a stare in prima fila. E dimentico qualcuno? A questo punto credo di no. E do subito la parola in realtà qualche minuto perché l'abbiamo perso, perché le difficoltà tecniche sorgono sempre quando hai già provato tutto e funziona e quindi ti rilassi. Credo, spero che siamo riusciti a risolverle e ringrazio il dottor Clavenna che è qui per noi e che farà questo intervento sulle fake news in campo, diciamo, scientifico, e il dottor Cattani che in qualche modo come organizzazione di Canale Scuola ha collaborato con noi, o noi meglio in realtà, poche cose dal punto di vista dei contenuti, ma cercando di fornire il luogo e le persone per questo intervento. Gli do la parola subito per il resto delle presentazioni e grazie a tutti i presenti e grazie a voi per essere arrivati. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti ragazzi, grazie di essere qua questa mattina, grazie ai professori che vi hanno accompagnato, che hanno, fra virgolette, sacrificato delle due ore di lezione dando fiducia a noi e alla proposta che abbiamo fatto. Io mi chiamo Sergio Cattani, faccio parte di Canale Scuola, cooperativa sociale Onlus che si occupa di educazione, la sede a Bolzano mi attiva a livello italiano, a livello nazionale. Io in particolare all'interno di Canale Scuola mi occupo delle attività di educazione alla salute, cioè una serie di iniziative, laboratori didattici che svolgiamo all'interno delle classi della scuola elementare, media e superiore in tutto il Trentino, in tutto l'Alto Adige, ma anche in buona parte del Trentino. La giornata di oggi che senso ha? È il secondo anno che la facciamo, è una sorta di evento inaugurale di un progetto che si chiama Farmacologico, come vedete, che è appunto questo laboratorio didattico di contrasto all'abuso di farmaci. E come giornata inaugurale per il secondo anno scegliamo un argomento importante in area sanitaria, medica, e lo approfondiamo con l'aiuto di professionisti del settore che possano illustrarci, aiutarci a capirlo meglio e approfondirlo assieme. Farmacologico è un progetto che parla di educazione all'utilizzo di farmaci. Vi faccio vedere brevemente di cosa si tratta. Allora, eccolo qua. Facciamo un intervento nelle scuole superiori oppure nelle scuole medie in cui aiutiamo a conoscere il farmaco nelle sue varie sfaccettature. Poi, in secondo luogo, vediamo se si apre. Non si apre. Allora, ok, eccolo qua. Misuriamo ogni anno l'efficacia dell'intervento, sebbene sappiamo benissimo che in campo educativo l'efficacia è sempre un tema difficile, perlomeno per quanto riguarda i questionari d'ingresso e i questionari di uscita, mostrano un certo un miglioramento delle conoscenze dei ragazzi all'interno dei temi che trattiamo.
per esempio l'utilizzo dei farmaci nel caso dell'influenza, la conoscenza degli antibiotici. L'anno scorso ci siamo dedicati al tema dell'antibiotico resistenza, ovvero della crescente inefficacia dei farmaci antibiotici a causa dell'aumento di incidenza della resistenza da parte dei ceppi batterici, anche per patologie molto, molto semplici, di cui si pensava di aver neutralizzato la pericolosità fino a qualche anno fa. Come vedete, gli studenti che partecipano a questo laboratorio mostrano un'inversione di tendenza per quanto riguarda l'idea che i farmaci antibiotici abbiano efficacia contro i virus, quando in realtà sono efficaci solo nei confronti dei batteri. Comunque, poi dedichiamo sempre una parte alla critica dei mezzi di comunicazione sponsorizzati, in particolare della pubblicità. La pubblicità dei farmaci che voi vedete in televisione è relativa solo ai farmaci che non hanno bisogno di ricetta. Questo può sembrare una cosa normale, può sembrare anche una sicurezza, perché non vengono sponsorizzati i farmaci che invece hanno bisogno della ricetta medica per prendere in farmacia. Tuttavia la pubblicità sempre più pervasiva dei farmaci nei privatoni in televisione sta causando un aumento di vendite di un settore che dovrebbe invece assestarsi o addirittura contrarsi nel corso degli anni. La crisi, è vero, ha indotto un miglioramento nell'attenzione delle spese dei farmaci da banco in farmacia, tuttavia c'è da dire che Bolzano rimane in testa a livello nazionale per le vendite dei farmaci da banco, ovvero i farmaci senza bisogno di ricetta. Pertanto abbiamo pensato di introdurre questo progetto per far riflettere su questo tema. Come vedete, soprattutto in questi casi, momenti capsule molli prima del progetto, ovvero colonna azzurra, induce a pensare che faccia passare subito il mal di testa e non abbia effetti collaterali. In realtà le cose sono molto diverse, però il potere della pubblicità è proprio quello di minimizzare i rischi ed aumentare magicamente l'efficacia. Bene, quest'anno il progetto farmacologico parla dell'informazione, in particolare delle fake news, chiamatele bufale, chiamatele fandonie, chiamatele cavolate, notizie false. In sostanza prende in causa tutti i casi in cui all'interno del mondo medico sono circolate delle informazioni sbagliate e per quale motivo hanno trovato un terreno così fertile, per quale motivo circolavano e perché trovavano un terreno fertile, causando anche problemi seri, morti o morti plurime, o se non altro anche semplicemente una perdita di soldi molto, molto grande, o del sistema sanitario o dalle tasche delle persone. Per questo tema abbiamo invitato Antonio Clavenna, poi oggi pomeriggio faremo un incontro con i genitori, dedicato ai genitori, con un pediatra famoso che si chiama Tommaso Montini, non lo faremo qua al Carducci, lo faremo a Don Bosco. Poi il prossimo appuntamento a Bolzano sarà il 26 gennaio insieme ad Evgeny Morozov, che è un giornalista e politologo bielorusso ma che lavora in America, molto giovane, diciamo, poco più di 30 anni, è già professore ad Harvard, se non mi sbaglio, e a Stanford, ed è dottorando ad Harvard, ed è una figura che scrive, oltre che su Internazionale, anche su New York Times, Guardian, eccetera. È una persona che mette in guardia sui dati che noi tutti i giorni regaliamo a grandi multinazionali come Facebook, come Google, eccetera, li regaliamo in maniera del tutto inconsapevole spesso, e come questi dati possono essere utilizzati, e parallelamente approfondirà il tema delle fake news alla luce di questa pervasività dei mezzi di informazione che apparentemente sono dei social network ma che in realtà veicolano delle informazioni anche spesso in maniera interessata. Bene, fatta questa introduzione, ringraziando i nomi di Canale Scuola, ringrazio il professor Pedeville e tutto il Carducci per l'ospitalità, che non è solo darci il posto per fare questo incontro, ma è anche l'interesse dimostrato per il tema, che non è affatto scontato. Quindi ringrazio ogni classe venuta, il Tognolo, il Torricelli, il Walter von der Vogelweider, il Rainerum e naturalmente il Carducci che è di casa, perché è una bella occasione per noi, speriamo che lo sia anche per voi.
Ringraziamo la provincia autonoma di Bolzano perché ci ha dato il sostegno parziale, ma molto importante e necessario sostegno per organizzare questi incontri. E ringraziamo naturalmente Antonio Clavena per la disponibilità, per la fiducia. Lo conosco da un po' di tempo, soprattutto via internet, per la verità. Lui ha anche un blog personale in cui affronta questi temi indipendentemente dai doveri professionali, diciamo. E do la parola per un'introduzione veloce a... no, dopo si inserisce dopo l'amico Mattia Frizzera, giornalista, che ci aiuterà a moderare un po' l'incontro. Grazie e do la parola a Antonio Flavetta. Ciao a tutti, grazie per l'invito e grazie a voi per essere qua. Io sono Antonio Clavenna, lavoro a Milano, lavoro all'Istituto Mare Negro, che è un istituto che si occupa di ricerca sui farmaci, è un istituto privato no profit. In particolare lavoro in un laboratorio che si occupa di farmaci in età pediatrica e nella maternità, soprattutto dal punto di vista dell'epidemiologia del farmaco, cioè di come i farmaci vengono prescritti e utilizzati. Perché star qui a parlare di fake news in medicina? Soprattutto perché voi state qui a sentire parlare di fake news in medicina. Perché un po', come diceva Sergio, in realtà la salute è un bene molto prezioso e il fatto che si possano distorcere le informazioni che riguardano la salute è un problema abbastanza serio, perché può portare delle conseguenze anche molto gravi. Vai pure. In realtà adesso c'è fake news, è un termine molto di moda, no? Adesso si fa la battaglia sulle fake news, bisogna fare le leggi contro le fake news. In realtà è un problema molto antico che in italiano aveva già trovato un termine da tempo, che è la bufala, no? per descrivere quello che è qualcosa che è falso o non è vero. In realtà il problema delle fake news non è solo essere una notizia falsa o non vera, ma il fatto che a volte ci sono delle notizie che hanno una parte di verità e una parte che così vera non è. Tant'è che qualcuno oggi dice non chiamiamola più fake news, è sbagliato parlare di fake news, chiamiamola informazione distorta o informazione disordinata. L'altra cosa è che spesso quando si parla di fake news viene associato al termine internet, i social, Facebook, Google, sono i canali dove c'è l'informazione che è l'informazione distorta, per cui uno va a cercare su Google l'informazione sulla salute e trova sicuramente delle informazioni sbagliate. Beh, nella presentazione che farò ho cercato di anche di sottolineare come non è così. O meglio, non è solo colpa dei social, anche i mezzi di informazione cosiddetti tradizionali, vecchi se vogliamo, in realtà hanno delle responsabilità nel veicolare le informazioni non sempre in modo corretto. Vai ancora? Ok, io ho toccato, racconterò alcune storie fondamentalmente, due aspetti che ci sono dietro al veicolare informazioni in maniera proprio non attendibile. La prima è propagandare delle cure miracolose, per cui gridare al miracolo, vale? Beh, che è una storia anche qua antica, no? Se uno in mente nei film western, forse oggi non si usa più tanto vederli, c'era sempre spesso la figura del ciarlatano che arrivava col carro, si metteva in mezzo della piazza del villaggio e iniziava a proporre le sue medicine miracolose. Questo è uno di questi, che era Clark Stanley, che era uno dei maggiori produttori di questo olio di serpente. Questo olio di serpente che doveva servire a curare un po' tutti i mali, dal mal di gola ai morsi di insetti, ai morsi di serpenti, ai reumatismi e così via. Beh, nel momento in cui nei primi del Novecento sono stati in grado di misurare cosa c'era dentro questo famoso olio di serpente, in realtà di serpente non c'è dentro nulla, era quello che oggi potremmo chiamare tipo l'olio 31,
cioè un qualcosa che conteneva della canfora, degli oli minerali e poco altro, no? Per cui il serpente serviva per far vedere e di scenografia. Passiamo un po' più avanti nel tempo, più vicino a noi, sono passati poco più di 100 anni. Quanti di voi sanno chi è questo signore? Anche solo per alzata di mano, quanti sanno chi è questa persona qua? Due professoresse, vero? C'è qualcun altro oltre alle professoresse? No. No, no, non abbiamo nessuno. Scusate ragazzi. Scusate. Questo qua è un professore italiano che si chiamava, perché adesso è morto, Luigi Di Bella, che lavorava a Modena e che negli anni 90 si è inventato una sua cura contro il tumore, che era stata chiamata metodo Di Bella e che in quei 2 anni che ho riportato sopra era stata una cura che ha fatto molto scalpore in Italia, perché questa cura, che conteneva un insieme, una miscuglia di farmaci, conteneva anche un farmaco molto costoso e particolare, per cui c'era una lotta da parte delle persone che volevano curarsi con questa terapia per avere questo farmaco gratis. Tant'è che ad un certo punto il Ministero della Salute ha deciso di, nonostante non ci fossero dei dati per dire che valeva la pena farlo, di sperimentare questa terapia per la cura dei tumori in maniera formale, e dopo questa sperimentazione si è dimostrato che questa cura non funziona, anzi l'effetto tossico di questa terapia era di gran lunga maggiore di quelli che potevano essere i possibili benefici. Però in questi 2 anni c'è stato un grande clamore rispetto a questa terapia, e ancora oggi, nonostante la sperimentazione abbia detto non funziona, c'è ancora gente che è convinta che questa terapia serva, che chiede di poter essere curato secondo questo metodo. Ma come ha fatto a convincere a sperimentare questo metodo, a convincere il pubblico a sperimentarlo? Beh, attraverso una campagna di stampa, non solo, c'era una serie di persone che si sono fatte convincere che questo metodo servisse, per cui a livello italiano c'erano associazioni e persone che manifestavano per avere la possibilità di utilizzare questa terapia, anche i non malati, perché anche le persone non direttamente ammalate, familiari o altre persone, ci sono stati partiti politici che hanno appoggiato, perché ovviamente fa comodo nel momento in cui c'è un tema che è di attualità, di moda, ovviamente sostenere e dire questa persona sta facendo del bene ai malati di cancro, per cui io partito mi faccio carico della sua battaglia. Io, c'è stato io anche... avevo l'età dei ragazzi e mi ricordo il la vostra età, mi ricordo il termine somatostatina, c'entrava qualcosa? Sì, è quel farmaco che dicevo che era il componente principale della terapia ed era il farmaco che secondo Di Bella era un po' quello che doveva fare bloccare la crescita delle cellule del tumore, non farle morire. Questo, la somatostatina è in realtà una sostanza che viene prodotta normalmente dal nostro corpo, in diversi punti del nostro corpo, fondamentalmente nel pancreas, nello stomaco e in un'area del cervello, del sistema nervoso centrale. E l'idea era un po' quella che servisse a regolare la crescita delle cellule, a bloccare il tumore. In realtà non c'erano prove scientifiche che dicevano che questo farmaco era in grado di funzionare. Non solo, ma appunto questo farmaco ha tutta una serie di effetti collaterali, per cui era in realtà più tossico per quel tipo di terapia che veniva utilizzato rispetto ai benefici che poteva dare. Infatti oggi il contrario, questo è della scienza. Per quel che riguarda il giornalismo, il contrario di fake news è fact checking, che appunto bisogna andare a controllare i fatti. Dopo infatti approfondiamo questo lato. Beh, questo forse qualcuno di chi lo conosce, spero, rispetto al signore di prima qua, chi è che sa chi è questo?
più o meno. Uno ce l'abbiamo, due forse, due persone. Beh, qua viviamo più vicini a noi, pochi anni fa. Nonostante, appunto, in genere si impara poco niente, no? Anche qui, nonostante il caso di Bella, ma non solo, ci sono state anche altre situazioni di terapie inefficaci che sono state propagandate come la cura miracolosa. Arriviamo a pochi anni fa, questo è Davide Mannoni, che è quello che in qualche modo è il padre del metodo stamina, per cui la presunta iniezione di cellule staminali che dovevano servire a guarire anche qua una serie di malattie molto gravi che portavano a un problema di paralisi, di morte per disturbi a livello del sistema nervoso centrale e non solo. Beh, Vannoni, che poi si è scoperto appunto essere un truffatore, in realtà l'ha pensata giusta la truffa, nel senso che ha usato uno dei termini magici che è di moda, anche per colpa nostra dei ricercatori, no? Che è la cellula staminale. La cellula staminale, in sintesi, è una cellula che è capace di trasformarsi in qualsiasi altra cellula, cioè una cellula che potrebbe trasformarsi in una cellula del sistema nervoso centrale, una cellula di un muscolo, una cellula del sangue e così via. Per cui è, da parte anche dei ricercatori e medici, si pensa che possa essere un po' la soluzione per una serie di malattie. In realtà, dalla speranza di aver trovato una soluzione alle malattie, si è visto che dal punto di vista della ricerca non è così facile usare le cellule staminali come cura, se non per situazioni molto particolari come alcuni tumori del sangue. Lui ha detto: io uso, e nessuno sapeva se fosse vero o no, un'infusione di cellule staminali e sono in grado di curare una serie di malattie. Anche in questo caso social c'entrano poco, una grande diffusione di questo metodo è stata dovuta alla trasmissione delle Iene, che sin quasi dall'inizio hanno un po' sposato questa causa e spesso nella trasmissione c'erano dei servizi dedicati al metodo stamina, facevano vedere i genitori, seguivano i casi di bambini piccoli che erano seguiti e curati con questa terapia e facevano intervenire degli esperti. Qua cito solo in questo apporto perché è emblematico il dottore che è ritratto nella foto sopra insieme a Giulio Golia, che è la Iena. In realtà era, per le Iene, era definito il massimo esperto in Italia della cura di una malattia che si chiama atrofia muscolare spinale, una malattia molto rara e gravissima perché porta a morte i bambini nei primi 2 o 3 anni di vita. In realtà questo non era il massimo esperto italiano, c'erano persone che lavoravano e presentavano dati in pubblicazioni scientifiche e congressi molto più di questo dottore, che dicevano: questo metodo in realtà non è detto che funzioni, però nessuno andava a vederlo. Nel momento in cui in una trasmissione vengono a dire: vedete, questa è la persona che in Italia ne sa di più di questa malattia e dice che questo metodo funziona, ovviamente uno dice: ci credo, perché me lo sta dicendo la persona che è il più grande esperto che c'è in Italia in questo momento di quella malattia lì. Questo il più grande esperto, termine dal punto di vista scientifico non ha senso praticamente, perché è come se il mondo scientifico funzionasse in base agli esperti riconosciuti, i migliori del proprio campo, quando in realtà il lavoro scientifico dovrebbe essere, nella maggior parte dei casi, è collettivo per antonomasia. In secondo luogo è usato, ma da tanti anni, all'interno anche delle pubblicità, cioè la comunicazione sponsorizzata per eccellenza. Pensate ai dentifrici, per esempio, in cui l'associazione medici dentisti consiglia qualsiasi dentifricio in commercio praticamente, perché se guardiamo le pubblicità, questa fantomatica associazione consiglia qualsiasi dentifricio, ovvero gli esperti.
In questo caso è stato nominato l'esperto in modo che una persona che stava guardando in quel caso la trasmissione delle Iene capisse che quello che diceva questa persona era Vangelo, non si poteva mettere in discussione. Questo è un metodo spesso utilizzato non solo dai siti di bufale, ci mancherebbe, ma in maniera trasversale quando si vuole dare autorevolezza ad una notizia e ci si rivolge a persone che magari di quell'ambito non ne sanno nulla. Vannoni, forse lo sapevo, no, torna indietro un attimo solo, ok, no, no, qui. Vannoni poi è stato un paio d'anni fa appatteggiato perché era stato sotto processo proprio anche per il metodo Stamina, non solo, appatteggiato, si è riconosciuto colpevole. E nonostante appunto tutto questo, i responsabili della trasmissione televisiva non si sono presi la responsabilità di tutto quello che era successo, dicendo: ma noi ci siamo soltanto limitati a raccontare una storia, senza ammettere che l'avevano raccontata però in un modo in cui chi guardava i loro servizi era portato a pensare che quella era una cura che funzionava e che era sbagliato che lo Stato non garantisse alle persone di fare questa cosa. Minuto di raccoglimento per l'ordine dei giornalisti. Spiega perché. Eccoci qua. In un caso di questo tipo i giornalisti, appunto, i giornalisti che sono iscritti, poi devo spiegare brevemente cosa sono gli ordini. Gli ordini sono delle specie di associazioni di categoria stabiliti per legge, nelle quali le persone accedono in un determinato modo. Per esempio, Antonio è un medico perché ha fatto medicina e poi si è iscritto all'ordine. Sergio è un farmacista perché ha fatto farmacia, è iscritto all'ordine dei farmacisti perché ha fatto farmacia e poi si è iscritto all'ordine. L'ordine dei giornalisti non funziona così. Io praticamente ho collaborato 2 anni per l'Adige, il giornale quotidiano di Trento, adesso collaboro con Salto, conoscete Salto BZ? Dopo 2 anni di collaborazione si può iscrivere all'ordine dei giornalisti. L'ordine ha una carta deontologica, così come ce l'hanno i medici, così come ce l'hanno i farmacisti, e anche per esempio tematica, non so, c'è la carta sui migranti, la carta sulle informazioni economiche, la carta sulla salute, eccetera, eccetera. E un trattare una notizia o un accadimento, una storia di questo tipo, con questo genere di leggerezza, perché poi insomma, le informazioni sulla salute possono creare allarme sociale ovviamente, loro, cioè, i responsabili delle Iene avrebbero dovuto essere richiamati, multati, censurati, radiati dall'ordine dei giornalisti dopo aver fatto una cosa del genere, perché è una cosa grave. Sì, qui si apre un altro problema, che è il problema di trasmissione come quello delle Iene, in cui vengono visti, non so, magari quanti di voi le guardano, sono visti come informazioni che fanno giornalismo, che dicono la verità, che danno le notizie. In realtà è una via di mezzo tra quello che è l'intrattenimento, lo show e il giornalismo, per cui loro si un po' si nascondono dietro al fatto di dire: ah, ma noi non siamo giornalisti, noi il nostro compito è fare spettacolo. Però il problema è che chi ti guarda non lo sa che tu pensi di fare spettacolo. E su questo la questione c'è un po' di differenza tra il mio ordine e il loro, perché l'ordine dei giornalisti, con la disintermediazione che viene portata da internet, cioè disintermediazione vuol dire che tu puoi comunicare senza dover passare da un'altra persona. Oggi voi che aprite un blog, un Facebook, un Instagram, potete fare informazione teoricamente anche meglio di me,
senza nessun problema. Quindi l'accesso alla professione è molto più facile per il giornalista rispetto a loro. Io non so, medici ogni tanto, qualche cialtrone, qualche ciarlatano esce e viene scoperto, ma tipo Vannoni comunque era un medico, no? No. Non era un medico. No. Invece beh, Di Bella era un medico. Quindi lì c'è già un accesso alla professione che è più complesso, mentre appunto l'accesso all'ordine dei giornalisti è molto più semplice, cioè ci sono delle persone, ad esempio Fabio Fazio era all'ordine dei giornalisti, poi siccome ha fatto pubblicità, e i giornalisti dal punto di vista deontologico non possono fare pubblicità, richiamo, bla bla bla, a un certo punto gli hanno tirato la tessera, quindi lui non è più giornalista, però quando fa le interviste è come se facesse attività giornalistica. Sì, questo richiederebbe, per capire meglio questo mondo, richiederebbe un approfondimento ad hoc. In sostanza adesso purtroppo ci ritroviamo nelle condizioni in cui raramente il titolo di una persona, cioè non sempre purtroppo il titolo, la posizione che ricopre una persona è certificazione dell'affidabilità di quello che dice. E allora serve un antidoto per questo. In qualche modo dobbiamo assieme trovare una soluzione di questo, ma ti lasciamo continuare, scusa Antonio. Questo però non è un problema solo dei cialtroni, il fatto di magari cercare la notizia, di veicolare attraverso le notizie che una cura è la cura migliore che c'è. Purtroppo, dobbiamo fare mea culpa anche noi ricercatori, spesso il problema è che anche chi fa ricerca e la fa magari anche in maniera seria è tentato di fare sensazionalismo, di fare scoop. Per cui spesso, se guardate, vi capita nei giornali, in televisione, ogni 3x2, scoperta la cura che sconfiggerà il cancro, scoperta la cura che sconfiggerà l'Alzheimer, scoperta la cura che sconfiggerà calvizie e così via. E spesso, come in questo caso, la scoperta è fatta in studi che riguardano i topi, per cui si vede che nel topo c'è questo farmaco che funziona e allora i giornali iniziano a dire questo è il farmaco che sarà la cura definitiva che non ci farà più morire di cancro. Questo è un esempio tra i tanti perché ce ne sono molti. Era anche qua un po' di anni fa, quasi 20 anni fa, c'era questa nuova classe di farmaci che erano dei farmaci che bloccano i vasi sanguigni, cioè impediscono ai vasi che portano il sangue di crescere, e in qualche modo l'idea era quella di dire così facciamo morire di fame il tumore perché ha bisogno di tanto sangue che arriva, per cui impediamo al tumore di crescere e lo facciamo morire di fame. Nel topo funzionava, nell'uomo si è visto che funziona solo per alcuni tumori particolari. Pallone preso perché, se voi guardate, sopra c'è la dichiarazione della persona che ha scoperto questi farmaci. E che cosa dice alla giornalista che l'intervista? Se voi avete un tumore e siete un topo, sicuramente questa è un'ottima notizia per voi. Cioè lui è stato molto cauto nel dire io so che funziona nel topo. Sotto però vedete un'altra persona che tra l'altro non è l'ultimo arrivato perché una premio Nobel, James Watson, che dice Folman è l'uomo che sconfiggerà il cancro entro 2 anni. Sappiamo oggi che siamo ben lontani dall'avverarsi di questa profezia. E ovviamente la notizia sui giornali è stata ripresa così, tant'è che se guardate ancora oggi trovate in rete Folman, l'uomo che fra 2 anni sconfiggerà il tumore. Vai pure. Il Watson che ha affermato questo è lo stesso Watson che assieme a Crick ha scoperto la struttura della molecola di DNA, che voi, molti di voi hanno studiato. È stata una scoperta sensazionale e molto importante, e il fatto che l'abbia detto lui fa assumere importanza a questa scoperta dell'uomo che sconfiggerà il cancro. In realtà penso che sia dal 98 che tra 2 anni si sconfiggerà il cancro, insomma. Io volevo farvi una domanda, faccio il giornalista.
E visto che fate il classico, chi di voi vorrebbe fare il medico, il farmacista alla grande? Non tutti fanno il classico, sono tante classi diverse. Chi vorrebbe? Una domanda così, non indipendentemente dalla classe, dalla scuola, perché io. Chi di voi vorrebbe fare il medico da grande? Superate la vergogna, non ci credo solo una, sono in parte della situazione. Due. Tre. Ok. Ho visto 6-7 mani. Vabbè. Beh, no. Chi di voi vuole fare il giornalista da grande? Nessuno, ok. Bravi. Andiamo avanti. No, uno può chiedersi, ed è quello che spesso tante persone si fanno come domanda, no? Anche rispetto alla terapia di Bella o stamina, che cosa c'è di male? Alla fin fine, vabbè, forse non funziona, però alla fine è giusto che chi soffre di una malattia molto grave abbia delle speranze o abbia la possibilità di provare tutto quello che si può provare. In realtà, come dicevo all'inizio, il problema c'è perché i rischi quando si parla di salute sono molto seri. Qui ho riportato negli ultimi mesi alcuni titoli di alcune notizie. Il titolo a volte è distorto, però si può vedere come a volte affidarsi a delle terapie cosiddette non convenzionali, su cui magari non ci sono prove scientifiche che funzionino, può portare poi a dei problemi seri come casi di morte, non tanto a volte per la terapia di per sé, quanto perché se uno ha una malattia grave, non seguire la terapia farmacologica può portare poi a delle conseguenze serie. Ovviamente se uno ha il raffreddore, che malattia grave per quanto fastidiosa non è, non può anche non prendere nulla, anzi non dovrebbe prendere assolutamente nulla e guarisce da solo in pochi giorni. Vai pure. Poi c'è la seconda faccia della medaglia. Da un lato abbiamo cercare di far credere alle persone che alcune terapie sono le terapie migliori che esistono, di curarsi con quelle terapie. L'altra faccia della medaglia, vai pure quell'altro, è quello di creare paura, di creare allarme. Anche qua, poi lo vediamo, è legato al fatto di dire che se io creo paura, creo allarme, in qualche modo spingo le persone a curarsi con qualche cosa. Vai. Anche qui parto da un'altra storia, anche questa è una storia vecchia e credo che, per quanto abbastanza recente, una dozzina di anni fa, molti di voi non se ne ricorderanno. Nel 2005, verso l'autunno, inizia a diffondersi la paura per una possibile epidemia di una forma particolare di influenza, che era l'influenza aviaria. Cos'era successo? Che in alcune zone del sud-est asiatico, all'inizio in Vietnam, Cambogia, in Cina, siano verificati dei casi di influenza, ma non è l'influenza che circola normalmente, è un virus dell'influenza che normalmente colpisce i polli o gli uccelli e che casualmente in alcuni casi era passato dal pollo all'uomo, cosa che normalmente non succede, normalmente circola solo all'interno della stessa specie. Questo ha iniziato a far temere la possibilità che passando dal pollo all'uomo potesse in qualche modo cambiare, mutare e iniziare a trasmettersi direttamente da un uomo a un altro uomo, per cui creando un'epidemia, diffondendosi nella popolazione. Il problema qual era? Che questo virus, nel momento in cui si trasmetteva dal pollo all'uomo, era molto più grave di quello dell'influenza normale, stagionale, chiamiamola così. Per cui la probabilità per chi si ammalava di questo tipo di influenza di morire è molto più alta di quella che ha una persona che si ammala di influenza stagionale. No, lascialo pure lì. Qual era l'allarme? Questo non è Facebook, che allora in Italia era pochissimo diffuso. Questo qua è il Corriere della Sera, riprende già dal titolo: aviaria,
rischio 150.000 morti in Italia. 150.000 morti per una forma di influenza, un numero estremamente enorme. Normalmente si stima che nella media ogni epidemia di influenza che c'è tutti gli anni causi tra i 7.000 e gli 8.000 morti, alcuni anni di meno, alcuni anni di più. Generalmente sono persone anziane e persone che hanno altri tipi di malattie, per cui sono più fragili. Per cui pensate, 7-8.000 normalmente, 150.000 morti, cosa vuol dire nell'immaginario? Ma leggete quello che c'è in rosso, quello che ci si aspetta, no? Se scoppia la pandemia, per cui se si diffonde tra uomo a uomo e in tutto il mondo, cosa succede? In Italia 16 milioni di ammalati, 2 milioni di persone ricoverate, 150.000 morti soltanto in Italia. Alcune? Questo è un minuto di raccoglimento per i giornalisti. Questo, quasi mi si sbaglia, Antonio, una cosa del genere farebbe collassare il sistema sanitario probabilmente. Sì, sì, infatti quello che viene sottoriportato in fondo, che avrà ripercussioni gravissime sul sistema sanitario e sull'economia italiana. Questo vi fa capire, immagino che lo facciate anche voi quando fate delle ricerche o qualcosa, l'importanza di verificare. A me ricordo l'aneddoto di un giornalista della RAI che era al GR2, un giornalista trentino, e lui a un certo punto ha fatto una notizia con enfasi, ha detto: sono morte milioni di api per il freddo a causa eccetera eccetera, e a un certo punto lui l'hanno chiamato l'apicoltore della Val di Non, ha tirato sul telefono e gli ha detto: mamona, ma sai che ogni anno c'è dentro un milione di api, cioè cosa cazzo dici? Sono in sé, sono morte due cassette o tre cassette di api, cioè una cosa che può succedere. Questo giornalista, preso dalla fretta, non ha controllato, ha detto: cazzo, questa cosa qua è una cosa grossa, e l'ha mandata in diretta nazionale su Radio 2. Questo vi fa capire come sia importante sempre metterci un secondo di più e verificare. Che cosa è stata la conseguenza di questa notizia ripresa, non so, il Corriere della Sera, no? Perché allora molte testate e televisioni parlavano dell'influenza aviaria. Sono state due. La prima, che rimanda a quello che c'è dietro, che c'è stato un aumento di acquisto e di ricavo per l'industria, come vedremo, per un particolare farmaco che si chiama oseltamivir, che è un farmaco che appunto serve per curare l'influenza, un farmaco antivirale. Tant'è che anche in Italia sono state acquistate milioni di dosi del farmaco, perché dovesse scoppiare la pandemia dobbiamo essere pronti a curare le persone. La seconda conseguenza è che in Italia si è iniziato a non mangiare più carne di pollo e a non mangiare più le uova. Perché? Perché non si capiva che, nonostante si cercasse di spiegare, che il virus non si trasmetteva attraverso la carne, soprattutto quando viene cotta, o l'uovo, ma solo in persone che vivono in contesti igienici particolari, di mancanza di igiene, di promiscuità, a contatto col pollo che non è morto in padella ma è vivo. Eppure, questo successivamente, poche settimane dopo, alcune associazioni sono andate a vedere da dove era uscito l'allarme dell'influenza aviaria. Era uscito durante un convegno sull'influenza che si è tenuta in una località particolarmente amena, a Malta, dove in genere si fanno i congressi scientifici, non a Malta ma in località amena intendo, e che era sponsorizzato da una serie di industrie farmaceutiche. Tra gli sponsor, cioè tra chi pagava per tutte le spese legate al congresso, c'era anche la Roche. La Roche è la casa che produceva questo farmaco oseltamivir. Vai. Non è l'ercio. Qua l'ho riportato per due cose. Il primo è il titolo,
che poi ritornerà, un virus che influenza i media più delle persone. E l'altro perché è scritto molto in piccolo, ve lo leggo io, perché questo è un mantra che sentirete, l'avete già sentito, lo sentirete. Scusate, nella quarta fila vedo dei morti. Adesso siete stanchi? Un po'. Scusate, andiamo avanti, scusate. Sentite e sentirete ripetere molte volte il fatto di dire, quando si parla di influenza, i medici che parlano di influenza usano sempre questo mantra, che è la pandemia, che pandemia è la diffusione di una malattia in tutto il mondo, potremmo sintetizzarlo così, contemporaneamente colpisce tutto il mondo. La pandemia dell'influenza non è una questione di sé, è una questione di quando. Il che cosa vuol dire? Vuol dire che siamo sicuri che prima o poi succederà la pandemia, vuol dire appunto migliaia se non milioni di morti, vuol dire collasso dell'economia eccetera, l'apocalisse potremmo dire. Non è questione di sé, ma è questione di quando. Vai pure. Che cosa è successo? Lo dicevo prima, i ricavi dell'azienda che produce lo Zeltamivir sono balzati alle stelle, per cui ha guadagnato 2 miliardi di franchi nell'arco di neanche un anno intero di produzione di questa ditta, vai pure, e principalmente grazie a questo farmaco antivirale. Non solo, ma la psicosi cos'è che ha fatto? Cos'è che ha causato? Beh, la cosa paradossale è che insieme al Viagra, tra i farmaci che si acquistavano su internet, soprattutto su un sito d'aste come eBay, c'era anche questo famoso Tamiflu che lo Zeltamivir. C'era gente che andava a cercarlo su internet, perché mi hanno detto che arriverà l'apocalisse, che sicuramente muoio, devo avere in casa il farmaco. Andava su internet, vai pure, e almeno da noi che eravamo vicini alla Svizzera, c'erano persone che andavano a Chiasso a comprarsi il farmaco da tenere in casa. Vai pure. Beh, cos'è successo dal 2005, quando dovevano esserci 150.000 morti in Italia, ad oggi? Questo è il risultato. Questi qui sono i casi di influenza aviaria nell'uomo, per cui non nei polli dove ci sono anche in Italia ancora in questo periodo, nell'uomo nell'arco degli anni fino ad oggi. La prima cosa che se uno guarda, non se ne parla più, tant'è che penso che nessuno di voi, a parte i professori, abbiate sentito parlare, non se ne parla più, ma in realtà ci sono casi ancora oggi nel 2017. Però dai titoli dei giornali l'influenza aviaria è scomparsa. Dei 150.000 morti che devono esserci soltanto in Italia, in tutto il mondo ci sono stati quasi 900 casi e 454 morti. Se uno va a vedere questa distribuzione dei paesi in cui questi casi morti ci sono stati fondamentalmente in Egitto, Indonesia, Vietnam. Se guardate, quasi tutti i casi sono stati lì. 900 casi al mondo, cioè, pensate le dimensioni microscopiche di una malattia che veniva definita come pandemia. Pandemia è la parola che definisce il tipo di malattie contagiose, non solo contagiose, che riguarda più persone possibili. In realtà 900. Qua c'era un grosso problema di informazione. Anche qui abbiamo imparato qualcosa? No, non abbiamo imparato nulla. Del resto, come si diceva prima, la pandemia non è una questione di sé, ma di quando. Beh, finalmente la pandemia è arrivata, tanto attesa da tutti. Qui parliamo del 2009, per cui relativamente più vicino a noi, non tanto. Altro virus, non era più quello dell'influenza aviaria, qua era suina, perché si pensava almeno all'inizio che fosse la prima trasmissione fosse dal maiale all'uomo, che è un virus in realtà che
già circolava anche dall'uomo, no? Che è chiamato AH1N1 come sigla. Qui era solo per farvi vedere due cose, questi sono gli stessi dati, se voi leggete il testo si importano gli stessi dati, due titoli completamente diversi. La stampa dice l'influenza A farà 12.000 vittime. Il Corriere lo stesso giorno dice nuova influenza Pregliasco in Italia farà 95.000 morti. Non è la stessa cosa. Il problema è che se poi uno legge Pregliasco ha detto ma sì, potrebbe variare da 12.000, che è la stima più probabile, fino a un massimo, nella peggiore ipotesi, 95.000. Chi ha fatto il tipo ha scelto in un caso di tenere la stima che faceva questo esperto di influenza più prudenziale, il Corriere ha deciso di sparare alto, dire 95.000 morti. Pregliasco ha correlato? No. Non è, perché sennò potrebbe diventare padrone della sede del Corriere della Sera, penso, perché se l'ha sparata così grossa. Vi dicevo prima, in Italia ogni anno si stima tra i 7.000 e gli 8.000 morti per influenza. In questo caso, qui eravamo a settembre, un mese dopo ci sarebbe stata questa epidemia di questo virus dell'influenza. In realtà si è visto che in Italia il numero di morti per influenza di questo virus era più o meno simile a quello che succede tutti gli anni con l'influenza stagionale. Cambiava solo che questo tipo di virus, anche perché era relativamente nuovo, faceva più ammalati nelle persone più giovani e non negli anziani, come succede con gli altri forma di influenza. Vai pure. Ah no, aspetta, arriviamo noi, non avevo visto che... Okay. No, no, vai, vai. Ok. Arriviamo noi, perché qua credo che invece di questo non abbiate sentito parlare, molto probabilmente, perché è fine anno scorso, inizio di quest'anno. Riprendo il titolo, questo l'ha scritto l'Istituto Superiore di Sanità, se vi ricordate dall'altra slide, no? Il virus che influenza media più delle persone. Meningite, l'epidemia è solo mediatica. Questa situazione probabilmente riguarda anche voi, perché immagino che a qualcuno sia stato detto no, devi vaccinarti col vaccino contro la meningite, e nella vostra fascia di età può essere effettivamente utile a farlo. Dicembre 2016, ultimi giorni dell'anno, giornale e televisione tutti i giorni iniziano col bollettino di guerra. Anche oggi 3 casi di meningite, oggi 5 casi di meningite. E ovviamente se uno continua a parlarne, l'idea che viene data alla popolazione, alle persone che ascoltano, è c'è un problema, devo avere paura di questo, di questa malattia. Questo è come è variata negli anni l'incidenza di malattie, si chiamano malattie invasive da batteri, di cui quello rosso è il meningococco, che è il più pericoloso, e potete vedere che è solo una parte di tutte le meningiti che ci sono. Per cui quando parlo di meningococco ci sono anche altre meningiti, per cui non è solo il meningococco. Ma soprattutto la linea rossa è quella di dire che rimane, lo vedete, abbastanza stabile nel tempo, per cui non c'è stato un aumento dei casi. Perché dicevo questo dovrebbe interessare a voi, anche per la vicinanza sia temporale che per il fatto che la meningite è a due picchi fondamentalmente. Una è nei primi anni di vita, l'altro picco, per quanto sia malattia poi fortunatamente nell'ordine della rarità, è negli adolescenti e nei giovani adulti. Per cui preoccuparsi eventualmente di fare prevenzione su una malattia credo che interessi anche la vostra salute. Questo è solo per dire che la paura di una malattia che in realtà è molto difficile che si trasmetta da un ammalato a un altro ammalato. Generalmente una malattia che si trasmette da una persona che porta a spasso il batterio, spesso nel naso, nella gola, e non ha nessun sintomo, lo trasmette a un'altra persona e questa persona inizia
invece ad avere dei sintomi, e nel caso a meningite spesso si ha dei danni, dei possibili danni al sistema nervoso o in alcuni casi anche la morte. Questo, no, lascialo lì. Questo virus dalla forma un po' ambigua, qualcuno sa che cos'è? Vedo che qualcuno ha portato la forma un po' ambigua e equivoca del virus. C'era della slide dopo? Non l'ho già visto domanda. Va bene. Questo qua è il virus di Ebola. Ebola è lo spauracchio. Ebola fa paura perché Ebola è un virus che uccide. Anche qui pochi anni fa, epidemia di Ebola in Africa, la conseguenza qual è stata da noi? La conseguenza per noi lo vediamo dopo, la conseguenza da noi è stata che, oddio, sta arrivando Ebola. E chi lo porta Ebola? Lo porta chi arriva sui balconi, perché arrivano loro dall'Africa e ci portano il virus e ci faranno morire tutti. Questo è come è stata data la notizia da noi. Se uno guarda qua, e qua è come si trasmette Ebola e cosa vuol dire la trasmissione del virus. Ebola non si trasmette per via aerea, come l'influenza, come il raffreddore, come la meningite, se vogliamo. Ebola, per pigliarsi il virus, uno deve entrare a contatto col sangue, con la saliva, con le secrezioni di una persona che è ammalata e che ha il virus in circolo. Perché fondamentalmente chi è che ha rischio di ammalarsi di questa malattia? È a rischio di ammalarsi chi vive in famiglia e cura quella persona, o chi lavora in un ospedale perché cura quella persona e non prende le precauzioni. Non solo, ma è una malattia che ha un tempo di incubazione che arriva a un massimo di 21 giorni. Beh, forse, se non lo sapete, provate, fatelo raccontare. Se uno dovesse partire dalle zone dell'Africa dove c'era Ebola e venire in Italia, ci mette altro che 21 giorni di cammino per venire da noi. Il problema non era in alcuni casi il balcone, il problema è chi, e ci sono stati dei casi, per esempio negli Stati Uniti, chi è arrivato in aereo, ovvero chi era giù come volontario giustamente a curare e poi è tornato nel suo paese ed è rientrato nel suo paese. Qual è stata la conseguenza di Ebola per noi? Per Ebola, nei tre paesi dell'Africa dove c'è stato ucciso, almeno, perché poi è difficile avere i numeri giusti, perché ovviamente in quale zona non si sanno i numeri corretti, ha ucciso almeno 11.000 persone in Africa. In tutto il nord del mondo i morti sono stati 3 negli Stati Uniti, 2 in Spagna, 1 in Germania, ed erano tutti morti fondamentalmente perché erano persone che erano a fare volontario, missionario in queste zone e sono tornate in Africa. In tutto, vedete, qui sono i dati di quanti sono stati i casi di questa malattia nel nord del mondo. Andate a rivedere quello che c'è, perché lo trovate, la rete serve anche questo, quello che c'è ancora oggi lo potete trovare, quali erano le notizie che venivano date su Ebola. Se vi capita, l'anno scorso ho parlato con un ragazzo che è stato in Congo, e sul sito di Medici Senza Frontiere vedete un po' di immagini, un po' di foto, vi fanno capire, insomma, vi fanno capire di più di quanto è successo. Vai. E veniamo invece a Google, veniamo anche un po' ai social. Questo è un unico esempio che uso, perché è quello che invece trovate spesso sui social, no? La paura non è solo la paura dell'epidemia, ma a volte la paura è indurre la paura rispetto a vaccini, i farmaci,
E qui sì che c'è un problema di avere la informazione distorta. Questo è uno delle grandi false credenze che ancora oggi esistono e che ancora oggi sono veicolate dalla rete. Che i vaccini, soprattutto il vaccino morbillo, parotite e rosolia, possano causare l'autismo. E da dove nasce, ha origine questa pandonia, questa falsa credenza? Da uno studio pubblicato su un'importante rivista inglese, una delle più importanti riviste di medicina, si chiama Lancet, di un dottore inglese che si chiama, ex dottore inglese, che si chiama Andrew Wakefield, gastroenterologo che lavorava a Londra e che pubblica questo studio in cui dice: ho visitato 12 bambini che hanno autismo e che hanno problemi di tipo gastrointestinale. Lo scopo dello studio era vedere se in qualche modo l'autismo potesse essere associato a problemi gastrointestinali. 12, scusate, per quanto riguarda la medicina, gli studi epidemiologici, ragazzi scusate, per quanto riguarda gli studi che ci permettono di capire qualcosa di più dei farmaci, qualcosa di più sulle conseguenze di alcuni trattamenti, di alcune terapie, o anche banalmente sul traffico e quanto male può fare per la salute, un numero di 12 persone è un numero di un'importanza secondaria, è un numero troppo basso per poter dire qualcosa, va bene? È un numero preliminare che non dovrebbe permettere di trarre delle conclusioni definitive. In questo studio cosa dice questo medico e questi autori? In realtà non è che dicono che il vaccino fa venire l'autismo, dicono che di questi 12 bambini che hanno visto, 8 bambini avevano fatto il vaccino contro il morbillo, la parotite, la rosolia qualche giorno prima, qualche settimana prima di avere i sintomi dell'autismo, per cui non c'era nell'articolo il legame vaccino-autismo. Scusami, per spiegare un po' meglio, allora i ragazzi che qua hanno 16 anni più o meno, a cos'è che sono vaccinati in teoria, e chi ha 36 anni come me a cos'è che è vaccinato? Beh, aspetta un attimo, magari questa parola eventualmente dopo ne parliamo. Questo nucleo importante della relazione vaccino autismo va indagato, perché è una di quelle fake news che non si sa quando moriranno. Magari vediamo poi alla fine. Questo articolo è stato subito criticato, ma vedremo poi perché. Nell'arco di, purtroppo ci sono stati molti anni, oggi vai pure, è stato ritirato dalla rivista ed è stato uno dei primi articoli scientifici in cui la rivista ha dovuto ritirarlo perché non era uno studio attendibile. Come mai? Quello che si è scoperto dopo, ma e qui potete vederlo anche a fumetti, non solo sulle riviste scientifiche, perché c'è un disegnatore che l'ha ripreso, c'è stato, e qua onore ai giornalisti che non sempre danno le notizie distorte, c'è stato un giornalista inglese che ha iniziato a scavare. Qual è stato il problema? Che Wakefield, il giorno dopo che la rivista Lancet ha pubblicato l'articolo, è andato in conferenza stampa e ha detto: questa è la prova che il vaccino morbillo parotite rosolia fa venire l'autismo. Come vi ho detto prima, nell'articolo non era scritto questo, l'ha detto davanti ai giornalisti. I giornalisti cosa hanno fatto? Hanno preso la notizia. Uno di questi, un giornalista, è andato a verificare e ha scoperto alcune cose. La prima era che Wakefield aveva depositato un brevetto, il che vuol dire soldi che puoi ottenere, per un vaccino contro il morbillo che era in qualche modo concorrente del vaccino morbillo parotite rosolia, che vuol dire che aveva l'interesse affinché il vaccino morbillo parotite rosolia fosse screditato. La seconda cosa che ha scoperto è che in realtà questi bambini che erano andati in questo ospedale erano stati sottoposti a degli interventi anche abbastanza fastidiosi
la biopsia dell'intestino che viene fatta attraverso la colonoscopia o la gastroscopia non è una cosa tranquilla, ma stati sottoposti a tutti questi interventi senza che i genitori fosse stato chiesto: siete d'accordo e mi autorizzate a fare queste cose? Che è un comportamento non etico. E in più aveva un po', diciamo, cambiato alcuni risultati di alcuni esami. Wakefield è stato espulso dall'ordine dei medici britannico, tant'è che oggi vive in America, gira il film dicendo che le case farmaceutiche fanno i complotti contro la popolazione sui vaccini, però non può più esercitare come medico. Questo è uno di quei casi di cui parlavamo prima, in cui l'ordine dei medici americano gli ha tolto la possibilità di dichiararsi medico. Non gli ha tolto la laurea, perché è un'altra cosa, gli ha tolto la possibilità di esercitare come medico chirurgo. Allora come difendersi? Vai. Qui ho messo la foto di Don Lorenzo Milani. Perché? Perché Don Lorenzo Milani, che oltre ad essere prete ha fatto praticamente, principalmente l'insegnante, ai suoi studenti in questo borgo sperduto di poche case che era Barbiana in Toscana, insegnava nella sua scuola soprattutto cercare di dare gli strumenti a queste persone per essere, come diceva lui, sovrani, cittadini sovrani e non cittadini sudditi. Una delle attività, tale diverse attività che faceva Don Milani, era quella di leggere con i suoi studenti in classe tutti i giorni il giornale, non solo leggerlo, ma anche commentare gli articoli e discutere con gli studenti perché quel giornalista aveva scritto quella cosa, spiegando in qualche modo che cosa c'è dietro anche al giornale, alla notizia, in modo tale da educare le persone ad essere in qualche modo a poter leggere la realtà in maniera critica. E allora ecco perché essere qui a parlare di fake news. A qualcuno può non fregarne niente di Ebola o della labiale, eccetera, eccetera. Il problema è scegliere che cosa si vuole essere. Se si vuole essere cittadini sudditi, che vuol dire? Che chiunque mi dica devo prendere questo farmaco, non mi pongo il problema o cerco di capire perché, ma lo prendo. Perché me l'ha detto l'esperto, me l'ha detto il medico, me l'ha detto il vicino di casa, che devo curarmi con questo farmaco. Essere cittadini sovrani vuol dire capire che salute e malattia sono una cosa che riguarda me in prima persona, per cui sono io che devo avere anche gli strumenti e capire come scegliere per la mia salute. Per cui essere cittadini sovrani non sudditi è un problema di avere la conoscenza degli strumenti, non è semplice, quando si parla del fact checking, di avere gli strumenti per capire che cosa vuol dire malattia e che cosa vuol dire salute, sapere che cosa sono i fattori di rischio della salute o della malattia, che vuol dire che cosa ci fa ammalare, che cosa ci fa stare bene, che cosa devo evitare di fare per evitare di stare male, che cosa devo fare per cercare di mantenere la mia salute, che cosa causa le malattie e così via. Alcune? Conoscenza, questo è solo un esempio, si parlava di alcune malattie infettive, l'influenza aviaria, Ebola, no? Sapere che le malattie infettive, per esempio, le possiamo classificare a seconda di contagiosità, che è andare da sinistra a destra, non leggetemi dico io alcune cose, per cui spostandovi verso la vostra destra sono le malattie più contagiose, vuol dire che un ammalato fa ammalare tante altre persone, è il morbillo, la parotite. Andare dal basso verso l'alto vuol dire ammalarsi di quella malattia, comporta un rischio maggiore di morire. Se vedete, più ci spostiamo a destra più il rischio di morire è basso. Perché? Perché se un virus si trasmette a tante persone, per sopravvivere lui, virus, deve evitare di ammazzare le persone in cui va ad abitare. Invece andare dal basso verso l'alto, se guardate quelle più
pericolose, Ebola, lo vedete quel pallino fucsia lì, vedete quanto è alta la probabilità di morire per chi si ammala di Ebola. Poi in realtà sono uguali, un ammalato di Ebola non arriva a contagiare due altre persone, proprio perché è difficile ammalarsi di quella malattia. Per cui avere presente che c'è questa differenza, cosa vuol dire rischi di ammalarsi e cosa vuol dire il rischio invece di morire. Vai. Questo invece, credo che questo almeno chi ha fatto lo scientifico lo conosca, questo è Galileo Galilei, perché l'ho messo qua? Spesso se sentite quelli che parlano di terapie più o meno alternative, Galilei viene usato per dire perché noi siamo come Galilei, perché Galilei aveva detto davanti all'Inquisizione che è la terra che si muove intorno al sole, per cui era un rivoluzionario, noi siamo come lui. No, in realtà Galileo non è che ha detto la terra si muove intorno al sole perché ha voglia di rompere le balle. Galileo l'ha detto perché Galileo è stato quello che ha inventato il metodo scientifico. Il che vuol dire è stato quello che ha detto: se noi vogliamo conoscere la realtà e capire cosa succede, dobbiamo sperimentare, vuol dire dobbiamo porci delle domande, fare delle ipotesi e dire perché succede questo, e fare in modo di misurare, di vedere se la mia ipotesi, la Terra gira intorno al Sole o il Sole che gira intorno alla Terra, qual è quella vera? Allora ci sono degli strumenti per capire dov'è la risposta corretta oppure no. Hai ancora? Per cui in medicina abbiamo questi strumenti, si cerca di utilizzarli. In realtà la cosa che a me interessa sottolineare è che nell'uso di questi strumenti abbiamo preso in prestito delle parole che non sono parole mediche, in realtà sono parole che hanno a che vedere col diritto, col processo penale, perché usiamo la parola trial per dire lo studio clinico per studiare le cose, che è la parola che viene usata per il processo penale nel mondo anglosassone. E la parola evidence, che noi usiamo come prove di efficacia scientifica, che deriva dalle prove che vengono portate in tribunale per capire se uno è colpevole o innocente. Lo stesso ragionamento che deve esserci dietro, cosa vuol dire? Se io devo capire è il vaccino che fa venire l'autismo o no, devo raccogliere delle prove e valutare sulla base di queste prove il vaccino è colpevole o è innocente. Allora come faccio? Come diceva già Sergio, Wakefield, 12 bambini con autismo confrontati senza nessun altro confronto, come faccio a dire che il fatto che 8 bambini avessero fatto il vaccino è tanto e poco, è di più o di meno rispetto a prendere altri bambini senza autismo, o viceversa se prendo bambini vaccinati e vado a vedere quanti di questi hanno avuto l'autismo, prendo i bambini non vaccinati e andare a vedere cosa succede a quelli che il vaccino non hanno fatto. Allora produrre delle prove vuol dire confrontare, e qui sono diversi livelli, posso confrontare il prima e il dopo, ma non sempre è utile. Stamina: se io prendo una malattia che ha un andamento altalenante, per cui ho dei sintomi anche di difficoltà a muoversi, di paralisi, che hanno un andamento un po' peggiorano, un po' migliorano a seconda del giorno, se io vado a misurare quando il sintomo va meglio, dico la terapia funziona, perché ho misurato il momento in cui il sintomo magari è un po' migliorato, il giorno dopo è peggiorato di nuovo, però non sono in grado di misurarlo. Allora dovrei misurarlo contro qualcosa. La cosa migliore è confrontare contro quello che so oggi essere l'intervento più efficace per una certa malattia. O nel caso mio rischio dire, bene, metto nelle condizioni di dire, confronto chi è esposto a questo rischio, vaccinazione, rispetto a chi a questo rischio non è esposto. Qui ho messo solo alcune cose, le prove, se pensate a quello che può succedere in un processo, come faccio a condannare uno
per esempio, per un furto. Mi basta vedere e dire, ah no, quello lì era lì sotto casa di quello a cui sono andato a rubare, era lì sul marciapiede, sufficiente per dire che quello è colpevole. No, perché quello lì poteva essere lì aspettando un suo amico, non è detto che era, è la prova sufficiente per dire che è colpevole. Ben diverso ovviamente se uno lo coglie che dentro l'appartamento che sta rubando. Lo stesso in medicina. Le prove non sono uguali a seconda di come le valutiamo o le otteniamo. E qua e sono so alcune. L'ultima, come diceva Sergio, numeri piccoli non sono in grado di dirci nulla. Allora vado a concludere. Dove cercare informazioni? Capisco che è difficile per uno che non è nel campo poter leggere criticamente le informazioni che vengono date. In qualche modo uno deve fidarsi, dopodiché secondo me è utile che ciascuno cerchi anche un po' di formarsi, avere una lettura critica. Qua ho messo alcuni siti italiani e non dove uno può cercare informazioni sulla salute, non sono tutti, ne ho citati alcuni, per dire queste sono fonti di istituzioni in cui uno può andare a vedere e cercare informazioni sulla salute. Fermo restando, come dicevo prima, che c'è la necessità anche di avere un attimo una mentalità critica. Vai, che è l'ultima, per cui grazie per l'attenzione, se ci sono adesso domande, commenti, interventi, insomma. Molti credo che moltissimi avranno fatto sicuramente l'esavalente
molti, non so quanti, anche Morbillo Parotita Rosolino. Adesso è cambiato qualcosa, nel senso che voi, chi non ha fatto il vaccino contro il morbillo della parotita rosolia e ha meno di 17 anni deve farlo, perché la legge obbliga a farlo, sull'obbligo si può aprire un capitolo enorme, discutere a lungo, ma è così, e dovrete fare il richiamo difterite, tetano, polio e pertosse intorno ai 16 anni. E l'altra cosa che secondo me è comunque utile, indipendentemente dal fatto che la legge lo richieda, è il vaccino contro la meningite, che è un vaccino che mette insieme quattro ceppi contro la meningite. Perché dico secondo me è utile? Perché l'adolescenza e i primi anni dopo 18, per cui diciamo dai 16 ai 20 anni, 21 anni, è l'età in cui è più facile essere portatori sani del batterio ed è più facile ammalarsi dopo l'età dei più piccolini, è dove c'è il secondo picco, per cui può valere la pena. Ah, l'altra cosa, giustamente Sergio ricordava, anche qui molti molte ragazze l'avranno già fatto, che è il vaccino contro il papillomavirus, che viene fatto dagli 11 ai 12 anni, i maschi della vostra età sono esentati, ma i maschi più piccoli dovranno da quest'anno farlo anche loro. Vi riallaccio un attimo rispetto al vaccino contro il papillomavirus, per chi l'ha fatto e anche per chi non l'ha fatto. È importante un messaggio che spero vi abbiano dato. Questo vale anche per i maschi, non solo per le ragazze, almeno a livello di prevenzione. Vaccino contro il papillomavirus non vuol dire non devo fare controlli in futuro, vuol dire non devo più fare il pap test, non devo più fare lo screening. È comunque importante seguire e fare lo screening, anche se avete fatto il vaccino. Questo vale per le ragazze. Per i ragazzi e le ragazze, vaccino contro il papillomavirus non vuol dire che sono protetto contro qualsiasi malattia sessualmente trasmissibile, ovvero posso fare quello che voglio, tanto non mi succede niente. Che vuol dire che profilattico va usato anche se uno dice io ho fatto il vaccino contro il papillomavirus, non c'è solo il papillomavirus, ci sono una serie di altre malattie che si possono trasmettere per via sessuale, per cui è importante sapere che bisogna prevenire anche questo. Se non ricordo male, l'HIV era vicino all'Ebola nella parte sinistra, il grafico. Sì, diciamo che oggi l'HIV, quello è un dato vecchio, oggi l'HIV è diventata una malattia cronica, AIDS, c'era essere sieropositivi al virus dell'AIDS. È ormai diventata da noi almeno una malattia cronica, perché ci sono dei farmaci che non guariscono ma la mantengono cronica. Problema che tu tocchi è un problema molto vero sul rispetto all'AIDS, che nessuno ne parla più, sembra che non c'è più l'AIDS. Noi che siamo di una generazione un po' più vecchia, è al nostro spauracchio. Io ero adolescente quando c'era l'AIDS, veramente c'era la paura, no? C'era la pubblicità. Magari a voi sembra strano, fate fatica a immedesimarvi che non l'avete mai visto, però quando io ero la vostra età in televisione, io ho avuto la vostra età negli anni 80, all'inizio anni 90, in televisione c'erano delle pubblicità in bianco e nero con una musica sottofonda piuttosto angosciante, tetra, in cui si vedevano degli uomini, generalmente erano degli uomini che avevano dei rapporti, o si scambiavano le siringhe drogandosi, oppure, perché allora c'era il boom della droga per iniezione, l'eroina, oppure avevano dei rapporti sessuali e poi tornavano a casa dalla moglie e dai bambini, e quando si infettavano il contagio si era reso dal punto di vista scenografico con un'aura fucsia attorno alle sagome delle persone, che erano rese in bianco e nero. Il claim era AIDS, se lo conosci lo eviti, se non lo conosci ti uccide. Se lo conosci non ti uccide, esatto. Questo faceva un sacco di paura e è stata una
una campagna pubblicitaria che si è impressa nella mente di tutti gli adolescenti dei fine anni 80 e inizio anni 90, che adesso invece non è presente. Non dico che si debba riprendere quel tipo di comunicazione che era, aveva anche un che di moralistico, perché richiamava non tanto l'utilizzo del preservativo quanto il fatto di evitare completamente i rapporti sessuali prematrimoniali, diciamo. C'era uno sfondo di questo tipo, ma comunque faceva sapere che c'era questa patologia, cosa che adesso sembra molto lontana nel tempo. Giusto per dare un dato, parlavamo da meningite, perché quella più vicina a voi come tempo di tutto il clamore mediatico. Ogni anno in Italia di casi segnalati di meningite ci sono circa 200 casi di meningite da meningococco, che era l'ultima cosa che faceva vedere del clamore della televisione e dei giornali. Ogni anno in Italia, non lo si sa, ci sono 3.000 nuovi ammalati di AIDS, non ne parla nessuno. 200 casi di meningite fanno notizia, che ci siano 3.000 casi di AIDS e alcuni di questi casi sono anche persone giovani, di questo non ne parla nessuno. È importante mettere forse nel giusto inquadrare anche il problema per dire dove sono le attenzioni da porre. Qualche domanda? Noi siamo disponibili, eh? Ci piacerebbe sentire le vostre voci. Vi faccio il balletto, quindi alzate la mano. Risparmiatelo. Motivo di alimentazione sbagliata, nel senso che veniva un dato